Questa torta è per la piccola Maria, che compie un mese finché è al campo e che i cuochi hanno voluto festeggiare. Assieme a lei altri 24 bambini e ragazzi di ogni età animano le giornate del campo scuola delle famiglie di Azione Cattolica San Giovanni in Loffa, condividendo le giornate, iniziate con la preghiera del mattino tutti insieme nel salone grande, per poi passare a varie attività insieme o divisi per età. Anche quest'anno 11 famiglie hanno aderito al campo famiglie, che è una proposta organizzata dall'Azione Cattolica qui a San Giovanni. È diversi anni che facciamo questo campo scuola e ormai si è creato un gruppo di famiglie ben consolidato. E per noi è un'esperienza di condivisione, di incontro, di preghiera e anche di divertimento, perché lo facciamo insieme con tutte le nostre famiglie, quindi i genitori ma anche i figli, che mano a mano in questi anni abbiamo visto crescere. Quali sono le attività durante la giornata? Allora, ogni campo scuola ha il suo tema. Il tema di quest'anno è lo sguardo. L'anno scorso era corpo a corpo i gesti, quest'anno invece lo sguardo. Ed è un po' una ricerca di recuperare la nostra umanità. Siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. E quindi vogliamo riscoprire con questo nostro corpo quanto possiamo comunicare di Lui. Quindi il tema dello sguardo per quest'anno viene declinato con attività dai 0-6 anni alle elementari, medie e per noi adulti. Alcune attività sono di famiglia, quindi tutte insieme, altre invece divisi per età. Ed è bello anche il confronto, diciamo, sulla stessa tematica, trasversale a tutte le età, diciamo, ecco, perché certe volte quello che ci dicono i piccoli ci illumina su alcuni aspetti che magari noi adulti non abbiamo considerato, ecco. È un'occasione per rivedersi, rincontrarsi, per fare un'esperienza di spiritualità, per far incontrare anche i propri figli e fargli vivere un momento di preghiera, di attività, di fede e anche di gioco. È un modo per condividere la propria fede, le proprie aspettative, anche in qualche modo confrontarsi sull'aspetto educativo dei propri figli, insomma tante, tante cose insieme che ci fanno fare un'esperienza bella di chiesa, di semplice, in comunità, in una piccola comunità di famiglie, ma arricchente per poi essere arricchiti nella vita quotidiana quando poi torniamo a casa alle nostre faccende quotidiane, insomma un momento di ritiro tra virgolette sul monte che però è anche un momento di confronto e di dialogo tra famiglie. Il tema di quest'anno è lo sguardo. Perché è così importante lo sguardo? Abbiamo attraversato momenti in cui era l'unico strumento che avevamo per incontrare e metterci in relazione con gli altri. Perché? Perché abbiamo vissuto momenti di distanziamento, momenti di anche difficoltà, poi lo stesso utilizzo della mascherina ti dà una sensazione di distacco e invece lo sguardo ti permette di andare in profondità, ti permette di incontrare l'altro e quindi è importante vedere l'altro con gli occhi di Dio e cercare il bello ed entrare in relazione profonda. Si dice che lo sguardo è lo specchio dell'anima. Noi oggi in questa settimana stiamo ragionando sulla bellezza della relazione con Dio e in funzione di questa bellezza entrare in relazione con gli altri attraverso proprio lo sguardo, che diventa lo sguardo di Dio sugli altri. I ragazzi più grandi aiutano i più piccoli a organizzare giochi, a travestirsi da condottieri, a disegnare e a passare il tempo insieme, divertendosi e imparando a interagire. Zeno, come sta andando il campo? Sta andando bene.
Cos'è che ti piace di più delle varie attività? Mi è piaciuta un'attività serale che abbiamo giocato a un gioco che si chiama Scantabauchi, che c'era una persona in mezzo e doveva dire un nome. Qui il ragazzo adulto che aveva il nome si alzava e cercava di prendere una sedia. Quanti anni hai, Zeno? Ne ho 11. È bello stare qua con altri bambini? Sì, è strabello. Sì, mi sto divertendo tanto. Il ruolo della famiglia all'interno della chiesa, la possibilità anche in parrocchia di essere a fianco dei parroci, incontrare altre famiglie, aiutare la formazione, insomma, di chi poi va in chiesa o vorrebbe andarci? Sì, credo che il carisma fondamentale di una famiglia cristiana all'interno della comunità parrocchiale sia quello di intessere relazioni. E quindi attraverso le relazioni che riesce ad intessere, essere testimone. E perché? Perché è normale per una famiglia essere inserito negli ambienti dello sport, della scuola, con i propri figli, al lavoro, e quindi può riuscire ad arrivare dove, diciamo, la chiesa, il clero non riesce ad esserci, e quindi in comunione può essere bellissimo, in questa comunione di relazione, riuscire a creare, a dare una testimonianza vera di bellezza, di gioia del messaggio cristiano, di fede cristiana. Quanto è importante per le famiglie avere una rete di famiglie con cui condividere il tempo, la formazione, i momenti belli e anche le difficoltà? È fondamentale la comunità, cioè una delle cose più belle secondo me di questa esperienza è riscoprirci chiesa, cioè proprio una comunità. Tutti noi veniamo da parrocchie diverse e viviamo comunità, le nostre comunità parrocchiali. Qui siamo accomunati da un legame che nasce dall'aver frequentato queste esperienze insieme, un po' dall'avere radici nell'azione cattolica. E questo ci unisce, ci dà sostegno anche proprio nel confrontarci sulle difficoltà quotidiane. Per esempio adesso tante famiglie cominciano ad avere figli preadolescenti, e quindi il confronto sulle magari difficoltà di questo periodo devo dire che è arricchente, insomma, così come per le mamme che hanno i bambini piccoli, condividere difficoltà quotidiane, insomma. Senti, secondo te qual è il messaggio e il ruolo anche che le famiglie hanno nella Chiesa e anche nella società? Allora, dal mio punto di vista hanno un ruolo fondamentale, sono la cellula da cui tutto prende vita. Nella famiglia si sperimentano i valori più importanti del nostro essere cristiano, le cose non solo belle, edulcorate, ma anche le fatiche vere della convivenza, dei litigi e dei sacrifici per ricucire le difficoltà e restare insieme. Ma è in questo campo di prova che cresciamo e si consolida il nostro amore, che poi possiamo portare nella società in cui viviamo. Sarebbe bello che tante famiglie potessero vivere questa esperienza, che rafforza insieme, fa anche conoscere tra di sé i membri. Allora sì, è una bella esperienza che l'Azione Cattolica propone a livello diocesano a tutte le famiglie che vogliono aderire. E addirittura qualche anno fa, insomma, si era pensato addirittura di duplicare questa esperienza e fare anche più di una settimana, in modo tale da dare più spazio possibile ad altre famiglie. È sempre un bel momento, anche perché viene, insomma, a metà dell'estate e ci si può anche ritrovare di anno in anno, insomma, quindi è anche una bella occasione. Speriamo, ecco, che questa esperienza possa essere allargata più possibile. Ci sono davvero tanti bambini. Quanti bambini ci sono e che età hanno? Allora sì, oddio, ci sono tanti bambini. Ci sono bambini più grandi o ragazzi, perché insomma parliamo di adolescenti di 15-16 anni, che tra l'altro in questa esperienza aiutano
quelli più piccoli perché fanno una sorta di animatori. Abbiamo preparato delle attività e i ragazzi più grandi aiutano quelli più piccoli. Poi ci sono dei ragazzi elementari e delle medie, sono circa una quindicina, e poi altri 10 bambini più piccoli dai 0 ai 6 anni che si divertono a giocare, a disegnare, insomma fanno una serie di attività. Quindi insomma quasi 25 bambini che si divertono con noi.